il dottore Alberto Capuano, oggi cessa quella parte di delega che riguarda il sindaco, no? Mentre invece le rimangono tutte le deleghe del Consiglio ancora. Permango ancora con i poteri della Giunta e del Consiglio Comunale, fino all'insediamento degli organi collegiali. Mi auguro che ciò avvenga nel più breve tempo possibile, in modo che la città possa avere una guida eletta dai suoi concittadini. Ma lei ha sentito vicina questa città? Io l'ho sentita vicina, già, se lei ricorda, lei è stato il primo a chiamarmi, certo, al Ministero degli Interni. E quella fu una notizia che io già conoscevo, lei mi ha venuto a conoscenza prima degli altri, e per me fu una bella notizia, perché quando il capo di gabinetto mi chiese se può andare a fare il commissario straordinario a Galatina, io che sono un salentino, mi ritengo un salentino doc, nativo di un piccolo centro a pochi chilometri da qui, San Cesareo di Lecce, dunque io sono rimasto molto contento del fatto che il ministero abbia pensato di mandare me come commissario straordinario. È stato un ritorno alle origini, un territorio dal quale mancavo da oltre 40 anni, è stato un riaffermare la mia giovinezza qui in età molto più attempata e ripercorrere forse quel tratto di percorso che ho abbandonato da una certa età e che qui a Galatina ho ripreso. Ho apprezzato la città per la cultura, per le intelligenze presenti, però io mi auguro di aver fatto bene. Non di meno tengo a chiedere a garatinesi, invitarli a imparare a conoscere meglio la propria città, perché la conoscenza della propria città li può mettere in condizione di orientarsi meglio. E mi auguro che la giunta, il sindaco, la consigliatura possa durare per l'intero periodo, perché Galatina ha bisogno di una guida sicura e serena e per percorrere quel tragitto che è necessario percorrere, perché Galatina riacquisti quella posizione di centralità del Sud Salento che era propria fino a qualche decennio fa. Lei ci lascia con un convegno importante, no? Che comincerà domani. Sì, ci tenevo molto a chiudere con un'immagine di Galatina. Galatina nel 600, il convegno è Galatina dal barocco all'età di lui. In sostanza è uno scatto fotografico sulla Galatina del 600, una grande Galatina che ripercorre il 500, un altro grande secolo per la città di Galatina, e in questa troveranno spazio il percorso storico, il percorso artistico, il percorso musicale. L'arte sotto il profilo dell'architettura, sia di edilizia privata che edilizia pubblica e di edilizia ecclesiastica. Galatina è ricca, con un barocco molto, molto felice, molto misurato, non un barocco pieno di orpelli, non un barocco degradante, ed è giusto fare un flash su questo secolo, ritenendo opportuno che poi Galatina nel tempo faccia un flash su tutti i secoli, perché Galatina ha una grande storia che va dal 1300 fino ai giorni nostri, ed è bene che la si ripercorra tutta, perché Galatina sconotta se stessa e sulla base della conoscenza costruisca il proprio futuro. Dottore, lei ha parlato come un galatinese, ci toccherà darle la cittadinanza onoraria, mi sa. Io sono onorato di essere stato a Galatina, sono contento di aver avuto veramente un sostegno da parte della cittadinanza e devo essere grato a Galatina perché mi ha fatto riavvicinare al mio Salento, dal quale mi ero sradicato all'età di 18 anni. La aspettiamo sempre qui, naturalmente. Non in queste condizioni, però da privato cittadino, mai più come commissario. Grazie. Grazie.